La Jazzam Gas Lemura torna ad assaporare il gusto della vittoria. Con merito e grinta le biancorosse hanno battuto al Palatagliate nella seconda di ritorno l'Isa Benerge Priolo con il punteggio di 83-58. Match in equilibrio nella prima parte con Jazzam Gas che piano piano trova il ritmo e l'incisività giuste per allungare e finire con un più 25 che dà morale e fiducia a tutto l'ambiente. A sbloccare il risultato è il pivot bianco-verde Kain, poi Johnson e Gianolla portano Lucca avanti. Segno sigla il 17 ospite. Una pimpante Ruzicova, la migliore ieri, segna da sotto, ma Kain riporta Priolo avanti. Entra nel tabellino Johnson, ma ancora Veselovski punisce Jazzam Gas prima che Ruzicova riesca per due volte a punire la difesa bianco-verde e portare Lucca sul più a tre. Ma ad un secondo dallo scadere, Veselovski segna con un fallo ed il parziale si conclude in perfetta parità, 20-20. Nella ripresa Lucca parte bene, segnano Dotto e Spreafico con la pericolosa Veselovski che però riporta la parità con 7 minuti da giocare. La battaglia continua e Segno porta avanti le ospiti a metà parziale, ma la reazione di Lucca è rabbiosa e con due triple di Spreafico e un contropiede di Bagnara ribalta il risultato. La brava guardia Veselovski segna in penetrazione, ma Ruzicova, Dotto, Andrade e Bagnara danno poi fino alla fine il massimo vantaggio alle biancorosse. Il parziale termina sul 44-32 per le padrone di casa. Una tripla di Milazzo inaugura la ripresa, ma Res, Johnson e compagni rispondono prontamente anche sui successivi attacchi di Priolo. E sul 63-46 termina il terzo parziale. L'ultima frazione si apre con il quinto fallo di Res ed un bel canestro di Segno. Ma Lucca difende ancora e lo score finale segna 83-58 per le biancorosse che si rilanciano prepotentemente in campionato.